Da Panaria Group nascono le lastre ceramiche ultra sottili. Massima attenzione alla sostenibilità ed emissioni compensate al 100%. Perché non c'è niente di più grande che pensare a un impatto sempre più piccolo. Panaria Group. Think Zero. Buonasera e ben ritrovati dal TG di Sassuolo oggi. Tappa nel distretto ceramico per il candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna per il centro-sinistra Michele De Pascale, che ieri nella sala civica Falcone Borsellino di via Refice a Sassuolo ha incontrato i sindaci di Sassuolo Matteo Mesini, di Formigine Lisa Parenti, di Maranello Luigi Zironi, di Fiorano Marco Biagini, di Prignano sulla Secchia Mauro Fantini ed il presidente della provincia Fabio Braglia. All'incontro, organizzato per avere un confronto su salute sociale, politiche abitative e servizi per le famiglie, infrastrutture e sviluppo economico, erano presenti anche il consigliere regionale Luca Sabattini, Davide Baruffi e Stefano Vaccari, rispettivamente sottosegretario della regione e segretario della federazione provinciale del PD. Inoltre hanno anche partecipato membri di giunte, consigli comunali e dei circoli democratici del distretto ceramico. L'amministrazione comunale, in accordo con Acer, ha trovato nuove collocazioni alle famiglie che abitano al civico 22 e 26 di via Peschiera, stabile di edilizia residenziale pubblica che necessita di una importante e radicale opera di ristrutturazione. Le famiglie saranno accompagnate nel sopralluogo alle nuove residenze, saranno assistite sia nelle pratiche di trasferimento delle utenze, sia nel trasloco, che sarà fatto a costo dell'amministrazione con il supporto dei servizi sociali. Non è facile imporre a dei nuclei familiari un trasferimento obbligato, però non potevamo rimandare questi traslochi che saranno completati entro il mese di settembre, afferma l'assessore alle politiche abitative Maria Savigni. Abbiamo garantito a tutte le famiglie una collocazione che fosse in linea con le loro esigenze e i servizi comunali insieme ad Acer forniranno l'aiuto necessario. È in programma per questa domenica un'apertura straordinaria del castello di Montegibio con visite guidate senza prenotazione dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Dalle 12.30 sarà possibile pranzare nella corte con i tortelloni del circolo Boschetti. Alle 16.30 poi partirà la processione di San Marino e alle 17 sarà celebrata la messa all'oratorio di San Marino. Ed ora passiamo allo sport. In attesa della chiusura del calciomercato estivo prevista per oggi a mezzanotte, il Sassuolo si prepara a tornare in campo. Dopo il pareggio sul campo del Bari, domani alle 20.30 la squadra di mister Fabio Grosso ospiterà al Mapei Stadium la Cremonese. In campo domani anche la Primavera Neroverde, che alle 18.30 sfiderà in esterna il Cesena. Domenica invece parte il campionato del Sassuolo femminile. La squadra di mister Gialloris Rossi parte subito con un impegno complicato, ospitando allo Stadio Ricci domenica alle 18 la Juventus. Primi allenamenti in vista della nuova stagione di Serie C1 per il futsal Sassuolo, che lunedì si è ritrovato nella palestra del liceo Formigini. Per questa annata sportiva la società neroverde ha affidato la panchina della prima squadra maschile a Juan José Subirón García. Ecco il servizio. Marco, una stagione che finalmente sta per cominciare, oggi si comincia con la Serie C1, quali sono innanzitutto le ambizioni di questa squadra all'alba della nuova stagione? Sì, stasera cominciamo con la prima squadra, la preparazione, ci prepariamo per il prossimo campionato di Serie C1 con una squadra completamente nuova, sia
per quello che riguarda la dirigenza, quindi anche il mister, e sia per quanto riguarda appunto tutti gli effettivi. I nostri obiettivi, non ci poniamo limiti, perché comunque dire che arriviamo ai playoff, dire che ci salviamo, sono comunque limiti. Noi non ce li poniamo e vediamo a fine stagione quello che è stato il percorso svolto fino alla fine, ecco. Al di là della prima squadra siete sempre stati una società attiva per quanto riguarda il settore giovanile, un impegno che confermate anche per questa stagione. Certo, assolutamente, ogni anno, essendo poi comunque l'unica società che propone questa disciplina nel comune di Sassuolo, cerchiamo di offrirla a tutti, ecco, quindi dai bambini alle ragazze, alle donne. Sicuramente faremo l'under 19, stiamo provando a fare il 17. Prossima settimana avremo degli open day per vediamo se ci sarà la risposta per poter fare anche l'under 15, l'under 13, e comunque ci muoveremo sicuramente per fare qualche cosa anche per loro. Avremo come novità due squadre, perché l'anno scorso era una che affrontava due campionati, quest'anno invece saranno due gruppi distinti, femminile, con il quale uno parteciperemo al campionato di Serie C interregionale e con l'altro invece faremo il CSI. C'è una novità per quanto riguarda le partite casalinghe? Sì, lo scorso anno eravamo a Palagano, però purtroppo a Sassuolo non c'è un impianto che ci possa permettere di svolgere la nostra disciplina, e quest'anno fortunatamente abbiamo trovato Casalgrande come palestra di casa e quindi riusciremo a guadagnare qualche chilometro rispetto allo scorso anno. Palagano sicuramente è un impianto bellissimo, quest'anno giocheremo le partite di coppa appunto su in montagna, ma le partite di campionato saranno tutte quante a Casalgrande. Mister, una stagione che sta per cominciare, oggi le prime fatiche, come ho chiesto al presidente, chiedo anche a te, con quali ambizioni vi presentate ai blocchi di partenza? Allora, sicuramente il nostro obiettivo numero uno è fare crescere tutti i ragazzi giovani che abbiamo in squadra, e partendo da là noi non ci poniamo limiti, e sicuramente l'obiettivo secondo sarebbe sicuramente mantenere la categoria, e poi da lì diciamo che andremo partita a partita e vedere quello che succede. Noi ci metteremo sicuramente tutto per fare, insomma, crescere soprattutto a questi ragazzi nel quali noi ci crediamo tanto. Oggi le prime fatiche, hai iniziato a conoscere i giocatori, che squadra hai trovato? Boh, ho trovato una squadra molto giovane, questo lo ripeto, che devo ancora vedere un po' meglio, però sicuramente con tanto entusiasmo, e qua c'è tanto margine di crescita e si può solo sì che migliorare, quindi sicuramente con il mio lavoro, che spero sia quello giusto, e l'impegno dei ragazzi ci toglieremo tante soddisfazioni sicuramente. Anche tu sei molto giovane, quali sono le esperienze che però puoi portare a questa squadra? Beh, ho fatto tanti anni di calcio a 5, perché nel paese dove vengo io si comincia molto, molto presto. Io all'età di 9 anni già facevo giocatore, e quando ho finito di fare il giocatore poi ho fatto allenatore per 4 anni nel settore giovanile. Ho allenato un paio d'anni nel settore giovanile importanti, e sicuramente queste esperienze mi aiuteranno sì per trasmettere soprattutto la passione e l'amore che ho per questo sport. Poi vedremo quello che succede. Dal TG di Sassuolo oggi è tutto, vi diamo appuntamento a lunedì con una nuova edizione di Distretto Oggi TG, mentre la prossima edizione di Sassuolo Oggi TG sarà trasmessa martedì